Il 28 maggio una parata di studenti delle scuole di Urbino per Duca Federico. Cosa stanno preparando i vostri ragazzi? Allora, le due scuole di Urbino, il liceo Laura Nabaldi e la Volponi di Urbino, insieme abbiamo pensato di non lasciare solo il comune in questa commemorazione per il centenario del Duca. E abbiamo pensato di portare i nostri ragazzi all'esame storico di questo periodo, ma facendo una ricercazione, cioè oltre allo studio anche scoprire i costumi, le tradizioni, le storie di questo periodo, per cui faremo una sfilata insieme, quindi con anche l'idea della continuità fra le fasce scolastiche minori e il liceo, in cui tutti insieme per le strade di Urbino spieghiamo alla cittadinanza la storia di questo grande personaggio, con costumi, parole e musiche. Siamo stati, diciamo, orgogliosi e collaborativi in questa iniziativa. L'Istituto Volponi ha voluto collaborare a questa parata, diciamo così, in abiti d'epoca e con musiche rinascimentali. Noi ci siamo occupati sostanzialmente di corredare la parata con delle musiche che abbiamo scelto accuratamente del periodo storico degli anni, diciamo così, in cui visse il Duca Federico. Quindi a 600 anni della sua nascita noi ripercorriamo quella parata con 5 brani musicali che percorrono proprio le strade che farà questo corteo, quindi un brano nella statua di Raffaello, un brano lungo il percorso, un brano in Piazza della Repubblica dove si uniranno a noi anche i bimbi del Valerio e un brano davanti a Palazzo Ducale, altri brani di corredo. Quindi abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa con quello che è la vocazione culturale della nostra scuola, ovvero l'indirizzo musicale. Il Comune di Urbino, assieme a due scuole della città, organizza un momento che coinvolge i ragazzi per festeggiare Duca Federico, questo il 28 di maggio. A che ora? Alle ore 11 potremo ammirare tantissimi studenti del liceo Laura Nabaldi e dell'Istituto Comprensivo Volponi di Urbino. Un evento importante, un momento importante per la nostra città e per tutti i giovani coinvolti. Quindi vi aspettiamo numerosi a partecipare, non perdetevi questa grande emozione.